nell'episodio precedente di Galactic Football. Molto bene, la partita è cominciata. L'unico modo per vincere è sorprenderli. Devi essere il migliore. L'importante, Jock, è la partita. Devi dimenticare chi sei, o piuttosto chi la gente vuole che tu sia. No! Siamo di sopra. Chi di voi ha ancora le unghie può continuare a mangiarsele durante i rigori? Fenomenale! Gli Snowfizzi sono qualificati per le semifinali! No! Non hanno mai finito una partita in quelle condizioni prima. Sono molto malati, Archie. Eh? Clamp! Ho saputo di tua madre. Devi vivere nel presente, ragazzo. Norata è qui? Norata, credi che diventerà un calciatore come te? È un po' troppo presto per dirlo, non credi? Comunque, oggi sarà molto orgoglioso di suo padre. Giocherai benissimo, ne sono sicura. Riesci a crederci, Kira? Se battiamo le ombre, andremo al Genesis Stadium. Là avrai finalmente una possibilità. Ci sono i più grandi studi cinematografici della galassia. Oh, Norata, sarebbe meraviglioso. I suoi documenti? Le dispiace dirmi qual è la ragione della sua visita? Lavoro o turismo? Nell'uno o nell'altro. Va bene, può andare. Il prossimo. I passeggeri di Achille devono presentarsi alla porta di imbarco in 46 e ritirare i propri bagagli. Vuoi dire che ognuno di noi ha un influsso sintetico nel corpo? Ed è per questo che siamo arrivati fin qui nelle gare. Non sappiamo quale sia l'influenza del metaflusso sul respiro di Achillean, ma è possibile che abbia aiutato a farlo riapparire e che lo abbia rinforzato, non ti pare? E sarebbe pericoloso per la nostra salute. È assai probabile, ma non possiamo confermarlo al 100%. In sostanza non sapete un bel niente. Ci rovinate l'emozione della vincita con delle pure illazioni. E noi dovremmo crederci. Quello che puoi credere, Joker, è che i tecnoidi farebbero qualunque cosa per riavere il flusso. Sto sognando, è Sonny Blackburn. Anche mettere a rischio la nostra vita. È un'arma non rilevabile che gli permetterebbe di regnare supremi sulla galassia. E tu come fai a saperlo? Sono stato io a creare il metaflusso. Insieme a me? Cosa tu? Ma perché? Ma come è possibile? È una storia troppo lunga. Cosa hai intenzione di fare? Resta calmo, per favore, non intervenire nell'operazione di sicurezza della Tecnoid. Ehi tu! Al piano degli Snowkids, presto! Chi ti credi di essere, Notificheroid? Risponderai alla mia domanda nei prossimi 2 secondi, altrimenti...
Abbiamo lavorato a questo progetto segreto per mesi. Prima di capire che era per lo scopo sbagliato e per le persone sbagliate. E così abbiamo impedito a queste persone di mettere le mani sulla nostra invenzione. Ma il nostro piano è fallito e il metaflusso è esploso su Achillean. Causando l'era glaciale. E contaminando noi? Voi siete nati tutti poco dopo l'esplosione, non lontano dal suo epicentro. È sempre stato dentro di noi e non lo sapevamo nemmeno. Allora, se ho capito bene, o ci teniamo il metaflusso e siamo in pericolo, ma abbiamo la possibilità di vincere, oppure ce ne liberiamo e viviamo tutti, ma rischiamo di perdere. Questa è l'idea generale, vero? Che pessima scelta che ci date. Forse, ma la scelta deve essere vostra. Non posso decidere io per voi. Il corpo è vostro. Io posso solamente darvi dei consigli. Non vuoi che vinciamo la coppa? Più di chiunque altro nella galassia, Jock. E allora? Allora, più di qualunque altra cosa, io voglio che viviate. Ecco fatto. I vostri bagagli sono stati spostati. Non vi chiederò nemmeno perché avete voluto cambiare albergo. Ma perché scegliere un albergo tanto lontano dal primo? E perché non ho potuto dirlo a mia moglie e ai miei figli? Questa è davvero l'ultima volta che mi occupo di una squadra di football. Spero proprio che perdiate la prossima partita. Non preoccuparti, Giado. Presto potrai tornare sul tuo pianeta. Sono tutti decisi a fare il possibile per farci perdere. Davvero? Ricordiamo ai nostri clienti che il ristorante panoramico rimarrà aperto fino alle 2 del mattino. Scusate. Vorrei vedere Rocket, il capitano degli Snow Kids. Io sono suo. Dove sono gli Snow Kids? Non lo so. Hanno cambiato albergo. Perché non me l'hai detto prima? Forse perché non me l'hai chiesto gentilmente. Lascialo andare. Non sono affari tuoi. Non lo sono affatto. Ma è proprio in questo che sono eccellente. Andiamocene. Grazie. Non sai veramente dove si trovano, sei sicuro? Mi dispiace, se potessi aiutarla lo farei. Vieni con me, per favore. Vieni con me, Norata. Dobbiamo andarcene. Insieme. Io resto qui con Rocket. Dobbiamo ricostruire Achillean. Kira, sbrigati, la nostra navicella sta per partire. Sai cosa significhi questo per la mia carriera? Norata, tornerò, te lo prometto. Tornerò e sarò una stella. Non mi serve una stella. Voglio solo mia moglie. Ho sperato che un giorno diventassi una di queste stelle. Sei già una di queste stelle, Jock. Liberarsi del metaflusso non cambierà tutto questo. E se perdiamo la partita contro i Technoid? E se questa avventura dovesse improvvisamente finire? Sarebbe come se non fosse mai successo. Come se io non fossi mai esistito. Jock, quel braccialetto con il medaglione che hai al polso, dove l'hai preso? Apparteneva a mia madre. Perché? Era? Sì, è morta durante il parto. Conoscevi mia madre? Jock, esistono solo due medaglioni come questo. Quello che apparteneva a tua madre e il mio. Me lo diede per il nostro matrimonio. Capisci cosa significa, vero? Tu sei il mio? Sì, Jock. Non posso crederci. Io ho un padre, ed è Sonny Blackbone.
Avrei preferito che continuasse a chiamarmi Aizen. La curva è una prova inconfutabile dell'esistenza del metaflusso. Cielo, ce l'abbiamo! Non so perché, ma credo che questo nostro successo sarà causa di molti guai. Allora, signori, qui c'è un'importante invenzione che la Lega del Flusso non apprezzerà affatto. Immaginate cosa accadrebbe se il flusso cadesse nelle mani sbagliate, se fosse usato per motivi militari, ad esempio. La Lega del Flusso lo considererebbe soltanto un pericolo, un gravissimo pericolo. State sicuri che queste non sono affatto le nostre intenzioni. Bene, signori, torniamo al lavoro. Non è questo il momento adatto per parlare, Jock. Adesso devi ritornare dai tuoi compagni di squadra. Devi prendere una decisione importante. Che? Sei un incompetente, Bolt. Un incompetente! Cerca subito in tutti gli alberghi, anche nelle peggiori bettole del Genesis Stadium, finché non li troverete! Sì, signor generale. Il metaflusso non può sfuggirmi una seconda volta. Il fallimento non sarà tollerato. Generale, Sua Altezza Duke Maddox, il grande leader della Technoid, desidera parlare con lei. Passa. Vostra Altezza, è un onore. Non esagerare, Blaylock. So che non ti sono simpatico. Vostra Altezza. Non importa, neanch'io ho una grande opinione di te. E quello che ho appena saputo mi porta a diffidare ancora di più. Cos'è tutta questa storia di un raid nell'albergo degli Snow Kids? Pensavamo di essere sul punto di prendere il leader dei pirati, Sonny Blackbone. Sì, certo. Ma non voglio nessuna cattiva pubblicità 3 giorni prima della nostra sicura vittoria. Hai capito? Certo, Vostra Altezza. Non voglio nemmeno sentir parlare di te fino alla partita. Ci siamo capiti, Braylock? Sì, Vostra Altezza. La corporazione The Technoid, la Grumble e la Riker Park sono orgogliosi di presentare la semifinale della Galactic Football Cup tra gli Snow Kids e i Technoid. Eccoci qui, signore e signori. Finalmente, tra pochi minuti, avrà inizio una semifinale storica. Ed è storica per 2 ragioni, Kelly. È la prima volta che una piccola squadra come Achillean è arrivata al livello di poter competere ed è anche la prima volta che queste due squadre si trovano ad affrontarsi. E questo è ancora ciò che non sappiamo di questa partita. Che cosa faranno gli Snow Kids contro il fenomenale potere dei Technoid? A ogni modo, questa partita ha attirato una folla enorme, e in particolare delle persone famose. Si dice anche che la stella del cinema Vera Scott sia arrivata questa mattina sul suo aereo privato. Ricordate che la sua brillante carriera è cominciata proprio qui, negli studios del Genesis Stadium. Ma dici, Kelly, hai notizie degli Snow Kids? No, no, purtroppo no, Nork. È da 3 giorni che si allenano a porte chiuse, senza avere nessunissimo contatto con la stampa. Non sappiamo nemmeno dove siano alloggiati. Ognuno ha le proprie supposizioni rispetto all'isolamento. Gli Snow Kids hanno dei problemi che vogliono nascondere ai loro avversari, oppure Arch vuole semplicemente proteggere i suoi giocatori dall'attenzione dei media. Comunque, una cosa è certa: non possono restare invisibili per sempre. La partita inizierà tra mezz'ora e sarei francamente sorpresa se cercassero di svignarsela. Perché non ci avete fatto avere prima delle notizie? Non potevo rischiare mettendomi in contatto con voi. Da 3 giorni Arch ci tiene sotto stretto controllo. Perché questo isolamento? Per aiutare gli Snow Kids a concentrarsi. Non ha niente a che vedere con il metaflusso? Decisamente no. Simbai, non hai nuove notizie su questo? No. Grazie tante, Simbai. Cerca di stare attenta. Lo farò senz'altro. Non trovi strano? Simbai è meritevole della nostra più totale fiducia. Non abbiamo ragione di dubitare di lei. No, certamente no, maestro. Non era affatto quello che pensavo. Passando per la porta ABC.
Io ti conosco. Norata, l'ex difesa posteriore di Achillean. Un vero muro, un maestro del controllo. Sei venuto a vedere tuo figlio? È un capitano eccezionale. Devi essere davvero orgoglioso di lui. Sì, è lei! E guardate chi è appena arrivata, la più grande stella del cinema della galassia, Vera Scott in persona. Che scena! Non avrei mai dovuto lasciarti, è stato uno sbaglio. Come mi potrai perdonare? Telecamere bene, luci ok. Va bene, tutto pronto, possiamo girare. Grazie tesoro. Vera, tocca a te, cara. Ehi, per quanto tempo sarò ancora una comparsa? Mi avevi promesso una parte vera. Le parti vere sono per attrici vere, dolcezza. Se non sei contenta, puoi tornare sul tuo piccolo pianeta. Vera, sei semplicemente divina. Vera, tesoro, non dimenticare che è un incontro con il giornalisti dopo la partita. Folgorali da brava stella quale sei. Sono pronti i tuoi uomini? Prenderanno gli snookies non appena arriveranno in campo. Speriamo che il metaflusso sia ancora in loro. Sua Altezza, Duke Maddox. Generale, lei siederà di fianco a me. Preferisco che sia di fianco a me, piuttosto che alle mie spalle. Guardate, ecco che arrivano i nostri giocatori. È ancora più sorprendente dell'ultima partita. L'atmosfera è assolutamente folle. Tutti aspettano una cosa soltanto, l'inizio della partita. Credi davvero che sia la decisione giusta? Ed eccoci pronti ad affrontare una suspense straordinaria. Quale di queste due squadre arriverà alla finale della Galactic Football Cup? È troppo presto per dirlo. Faranno la festa a queste piccoletti. Ed eccoci pronti ad affrontare una suspense straordinaria. Chi arriverà alla finale della Galactic Football Cup? È troppo presto per dirlo. Agli incontro! Agli incontro! Incredibile!
Incredibile! Un gol dei Technoid durante la primissima offensiva. Non si potrebbe immaginare un peggior inizio. Sono fantastici! Non hanno più il metaflusso. Non applaudi la nostra grande squadra, Blaylock. Non fatevi scoraggiare. Sono sicuro che il respiro è ancora dentro di voi. Quanto tempo rimane? Almeno un'ora. Sonny, lascia fare a me. Posso portarlo in un posto sicuro. Sul pianeta degli Wamba. Nessuno andrebbe a cercarlo lì. No, è una mia responsabilità. Ma tu sei l'uomo più ricercato della galassia. Ti stai assumendo un rischio enorme. Ho già fallito una volta nel nascondere il metaflusso. E questo ha distrutto la mia vita e quella di molte altre persone. Questa volta devo assolutamente farcela. Capisco. Vado da Arch. Avrà sicuramente bisogno del mio aiuto più di voi. Rispondete, per l'amor del cielo, rispondete. Che fai? Non rispondi? Niente è più importante di questa partita. Sembra che la nostra vittoria sarà ancora più ad effetto di quanto non ci aspettavamo. Non pensa, generale. Ah. Credo che questa sia la risposta alla tua domanda, Vitro Ice. Non avremmo dovuto.